Berlusconi saranno dei signor nessuno. Per me sono le persone giuste al posto giusto e possono finalmente rivoluzionare il loro ambito. Di Maio, Berlusconi ha ripetuto in questi giorni che se vincono i 5 Stelle è pronto a lasciare l'Italia. Farete qualcosa per trattenerlo? Gli facciamo il biglietto perché così sarà probabilmente. Ma io non ho nulla di personale verso Berlusconi. È solo che è uno che quando ha firmato il primo contratto con gli italiani, io stavo al liceo. Il mio padre credeva in quel contratto, poi l'ha tradito, oggi ne sta firmando un altro. Non valgono niente quei contratti più, perché la sua parola poteva mantenerla negli ultimi 20 anni. E soprattutto un presidente del Consiglio emerito, che oggi è candidato premier ma non è eleggibile e non è candidabile, è un'altra persona, è una persona che perde ancora più credibilità. Oggi lui si erge a candidato premier di Forza Italia quando invece non lo può fare. Perché la legge non glielo consente, lui è condannato per frode fiscale in via definitiva. Ha detto però che nel 2019 si ricandida. Senta.